Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci mostra la reazione della folla e dei discepoli al discorso di Gesù dopo il miracolo dei pani. Gesù ha invitato a interpretare quel segno e a credere in Lui, che è il vero pane disceso dal cielo, il pane della vita. E ha rivelato che il pane che lui darà è la sua carne e il suo sangue. Queste parole suonano dure, incomprensibili alle orecchie della gente, tanto che da quel momento, dice il Vangelo, molti suoi discepoli tornano indietro, cioè smettono di seguire il Maestro. Allora Gesù interpella i dodici: volete andarne via anche voi? E Pietro, a nome di tutto il gruppo, conferma la decisione di stare con lui. E dice così: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. E avere una bella confessione di fede. Soffermiamoci brevemente sull'atteggiamento di chi si ritira e decide di non seguire più Gesù. Da cosa nasce questa incredulità? Qual è il motivo di questo rifiuto? Le parole di Gesù suscitano un grande scandalo. Egli sta dicendo che Dio ha scelto di manifestare se stesso e di attuare la salvezza nella debolezza della carne umana. Il mistero dell'incarnazione. E l'incarnazione di Dio è ciò che suscita scandalo e che rappresenta per quella gente, ma spesso anche per noi, un ostacolo. Infatti, Gesù afferma che il vero pane della salvezza che trasmette la vita eterna è la sua stessa carne, che per entrare in comunione con Dio, prima di osservare delle leggi e soddisfare dei precetti religiosi, occorre vivere una relazione reale e concreta con Lui, perché la salvezza è venuta da Lui, dalla sua incarnazione. Questo significa che non bisogna inseguire Dio in sogni, immagini di grandezza e di potenza, ma bisogna riconoscerlo nell'umanità di Gesù. E di conseguenza in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita. Dio si è fatto carne e quando noi diciamo questo nel credo, il giorno del Natale, il giorno dell'Annunciazione, ci inginocchiamo per adorare questo mistero dell'incarnazione. Dio si è fatto carne e sangue, si è abbassato fino a diventare uomo come noi, si è umiliato fino a caricarsi delle nostre sofferenze e del nostro peccato e ci chiede di cercarlo, perciò non fuori dalla vita e dalla storia, ma nella relazione con Cristo e con i fratelli, cercarlo nella vita, nella storia, nella vita nostra quotidiana. E questa, fratelli e sorelle, è la strada per l'incontro con Dio, la relazione con Cristo e i fratelli. Anche oggi, la rivelazione di Dio nell'umanità di Gesù può suscitare scandalo e non è facile da accettare. È quello che San Paolo chiama la stoltezza del Vangelo. Di fronte a chi cerca
i miracoli o la sapienza mondana. E questa scandalosità è ben rappresentata dal sacramento dell'Eucaristia. Che senso può avere agli occhi del mondo inginocchiarsi davanti a un pezzo di pane? Perché mai nutrirsi assiduamente di questo pane? Il mondo si scandalizza. Di fronte al gesto prodigioso di Gesù, che con 5 pani e 2 pesci sfama migliaia di persone, tutti lo acclamano e vogliono portarlo al trionfo, farlo re. Ma quando lui stesso spiega che quel gesto è segno del suo sacrificio, cioè del dono della sua vita, della sua carne e del suo sangue, e che chi vuole seguirlo deve assimilare lui, la sua umanità donata per Dio e per gli altri, allora non piace. E questo Gesù ci mette in crisi. Anzi, preoccupiamoci se non ci mette in crisi, perché forse abbiamo annacquato il suo messaggio. E chiediamo la grazia di lasciarsi provocare e convertire dalle sue parole di vita eterna. E Maria Santissima, che ha portato nella carne il Figlio di Gesù e si è unita al suo sacrificio, ci aiuti a testimoniare sempre la nostra fede con la vita concreta. Angelus Domini, nun si avet Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccentilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lus perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. Tanti paesi sono qui, vedo nelle bandiere. In particolare saluto i sacerdoti e i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano. Sono lì. Come pure le famiglie di Abbiate Grasso e i motociclisti di Polesine.
Anche questa domenica sono contento di salutare diversi gruppi di giovani, da Cornuda, Covolo del Piave e Nogaré, nella diocesi di Treviso, da Regoredo a Milano, da Dalmine, da Cagliari e da Pescantina presso Verona, e il gruppo scout di Mantova. Cari ragazzi e ragazze, molti di voi avete fatto l'esperienza di un lungo cammino insieme. Che questo vi aiuti a camminare nella vita sulla via del Vangelo. E anche saluto i ragazzi dell'Immacolata. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.